Siamo al terzo incontro insieme alla Francia, alla Germania, alla Finlandia e alla Grecia. Abbiamo fatto un progetto che segue un percorso molto importante di collaborazione con le varie nazionalità dell'Unione Europea. Cinque nazionalità diverse, Finlandia, Germania, Francia, Italia e Grecia, ma stessa età, a confronto in uno scambio reciproco di modelli culturali e formativi lungo 6 mesi. L'Erasmus è entrato a vivo nel liceo artistico Colau, guidato da Raffaele Suppa. Sabato, nei locali del liceo Morelli, il terzo appuntamento internazionale a cui sono stati chiamati 36 studenti coinvolti nel progetto. Internazionale non solo per le nazionalità dei soggetti coinvolti, ma anche perché le altre due tappe si sono tenute in Francia e in Finlandia. È un progetto che ancora ha un suo percorso, finirà nel maggio del 2018 e la prossima tappa comunque sarà la Germania a novembre. Una dimensione di comunanza valorizzata anche dalla scelta dell'istituto destinatario del progetto, un liceo artistico, come spiega l'assessore comunale alle politiche giovanili e alle politiche comunitarie Silvia Riga. L'interscambio culturale diventa importantissimo portatore di valori e di identità, e in questo l'arte rafforza la sua verità come linguaggio universale. Tiziana Bagnato per la CNews 24.